Benvenuti a questa nuova puntata di Impariamo a dipingere con Colombino. Ecco Colombino. Ciao. Abbiamo qua il modello che abbiamo primerato la volta scorsa. Che non è questo però. Come non è questo? Colombino, tira fuori la miniatura reale. Va bene. Su via, il drago non è ancora nelle tue abilità. Il... come si chiamava? Il... come si chiama questo? Non si Capitano? Sa. Capitano delle flotte nere. Delle arche. Delle arche comunque, nere. Comunque. Questo tizio è bellissimo. Perfetto. Però abbiamo un problema. Abbiamo un problema che non è arrivato il colore in questo punto. E è rimasto un po' di plastica, di color plastica, cioè non è arrivato lo spray in alcuni punti. Quindi andremo a mettere del colore per ovviare a questo problema. Quindi a dipingere di questo bellissimo Chaos Black, o come si chiama adesso, non lo so. Bene, adesso Colombino utilizzerai questa! Questa è una wet palette, ok? Homemade, fatta con una di quelle scatolette che si usano per... Queste qui sono quelle dei pezzi. Sì, sì, una di quelle... contengono i pezzi. Esatto, semplicemente fatta con dello Scottex imbevuto d'acqua e della carta da forno, quindi una roba molto semplice, ma questo ci permetterà di mantenere il colore più a lungo. Senza che si secchi. Esatto, esattamente. Adesso, vabbè, torniamo... Si chiama anche tavolozza bagnata, giusto? Wet palette, sì. Wet palette. Anche i piccoli problemi che c'erano nel mantello li abbiamo risolti, quindi siamo pronti per iniziare a dargli un colore, sì, che non sia nero. Il primo colore base. Ok. Va bene. Intanto aspettiamo che si asciughi un attimo. Nel frattempo, mentre aspettiamo che la miniatura di Colombino si asciughi perché gli abbiamo dato un'altra mano di nero, abbiamo pensato bene di mettere Duncan che lo guarda mentre dipinge, così magari abbiamo qualche possibilità che infonda in lui qualche conoscenza pittorica. Diluiamo un po', ma non troppo, così va bene? O è troppo? Ok, allora no, sì, boh, si è andato un po' pesante anche stavolta, però va bene. Poi al massimo ci aggiungiamo un po' di colore. Lo pulisco il pennello perché sennò dipingo tutto e non solo quello che voglio io di questo colore. Che è, ricordiamo, Zandri Dust, giusto? No, Rackard Flash. Mi sono confuso con quello di cui avevamo parlato. Va bene. Allora, Rackard Flash. Diamo... ah, ecco, è proprio il colore giusto per quello che volevo fare. Per l'effetto che volevo dare, esatto. Sono contento. Lo diamo su tutto il mantello interno. Ok. Che schifo. Perché viene così? Beh, è ovvio perché viene così, normale. Se hai diluito il colore, quindi probabilmente dovrai dare prima una mano e poi darne una seconda. Questo è il concetto di lavorare su colori diluiti che non fanno grumi, ma che quindi non coprono completamente il modello la prima volta che ci passi sopra. Ma funziona bene secondo te così? Sì. È giusto. Giusto. Ok, quindi questo è il primo layer del colore che hai dato di Rackar Flash e si vede che qua ancora leggermente si intravede il nero sotto. Sì. Noi questa cosa non la vogliamo, no, chiaramente. Ovviamente andiamo a fare un altro passaggio. Esatto. Un'altra passata. Allora, prendiamo un po' d'acqua, vediamo un po' la consistenza di questo colore. Ok. Va bene? Ci piace. Potrebbe andare bene. Un secondo. Allora. Ci andiamo sopra. Vedi? Come adesso il secondo layer di questo la colore. La seconda passata coprirà il... Sta facendo il suo mestiere. Quindi eviterà, cioè poi, non si vede più il nero. Poi, il concetto è di non continuare a fare piccoli tocchi sullo stesso punto, ma di dare pennellate da un punto a un altro e così da distribuire il colore in maniera omogenea. Mm.
cioè capisci, anche tutta la spiegazione, non è che siamo qui a fare a pettinare le bambole. Più o meno, in realtà. Sì, però... siamo a dipingere i modelli che sono le bambole per i maschietti, diciamo. Il buon colombino già dopo il primo colore è spossato come un reduce di guerra, quindi io gli ho portato da bere. Allora, vediamo che Colombino qua ha fatto, non diciamo un ottimo lavoro, ma insomma è riuscito in qualche modo a non far vedere più il nero che sta sotto al layer di Rackart Flash. Quindi possiamo accettare che adesso può andare bene. Ora abbiamo da fare, diciamo, il gambale di cuoio. Quindi anche la cintola che ha sulla pancia praticamente. Che non si vede molto bene. Che non si vede molto bene. Però si vedrà. Però si vedrà, forse, non lo sappiamo. Speriamo. Andremo a fare la Discorched Brown. Qua devo essere un po' più preciso, però. Ok, allora il buon Colombino qua ha fatto la cinghia, vedete la cinghia sul petto dell'ammiraglio delle arche nere. Qualunque cosa sia. Qualunque cosa esso sia, insomma, siamo riusciti a fargli fare sta cinghia nel cuoio. Quindi adesso vediamo un po' di completare le altre parti all'interno, quelle più difficili da raggiungere, in modo tale poi da uscire e occuparci della spada, del mantello di scaglie. Quindi andiamo a fare la calzamaglia. È proprio un supereroe. Questo qui è un supereroe. Sì, è un supereroe. Il mantello. C'è il mantello, c'è la calzamaglia. Il buon Colombino ha finito di dipingere le sue. La calzamaglia. Le sue calzamaglie. La calzamaglia smagliata. Ok, vabbè, lasciamo perdere. E, va bene, possiamo passare al prossimo colore. Ora, io farei, ad esempio, mi occuperei della faccia di sto povero Cristo. Poverino. Che ci piace è che tutti i dettagli della miniatura in questo caso non sono offuscati o otturati da un chilo di colore. Sto non serviva così tanto quant'acqua, però fa niente, va bene, adesso prendendo pochissimo colore sulla punta, mm-hmm, lo diamo sull'armatura sto colore. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor, delle belle turbando al riposo. Allora, abbiamo fatto in parte l'armatura col Dark Reaper. E... sì. Ah no, però manca ancora un pezzo. Mancano ancora dei pezzetti, per esempio sulla gamba. La gamba, ancora questa fare... qui è tutta armaturata. Esatto, l'altra quindi gamba. Vabbè, adesso continuiamo a fare questa parte. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello
brillante, quella chioma, quell'olio brillante, quel vermiglio donesco. Il buon Colombino ha finito di fare l'armatura col Dark Reaper, e ovviamente questo non è il colore finale dell'armatura, poi andremo a fargli delle lavature, delle lumeggiature, però questa, diciamo, è una base per poter fare un'armatura nera con un riflesso diverso dal nero, quindi poi andremo a lavorare su quello. Adesso quindi abbiamo fatto tutti i principali colori all'interno tranne l'oro, che riguarda tutti anche i definiti, metallico. Sì, metallici all'interno dell'armatura, adesso parlando, non in generale, okay. Tutto il modello, certo. Anche la faccia sembra essere venuta molto bene, quindi adesso dobbiamo, diciamo, dobbiamo occuparci di fare tutte le parti di verde, ok, prima di passare i metalli. Facciamo questo, okay. Verdone, passiamo al verdone, come lo chiami tu. Questo qui si chiamerà Aelian, ho deciso adesso. Aelian, non ti piace? È una turpitudine di vocali, Aelian. Quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando a riposo, ma ci sei tu a tucino d'amor. Delle belle turbando a riposo, ma ci sei tu a tucino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, grande... Adesso abbiamo fatto quasi tutti i colori base, quasi tutti, ok? E dobbiamo fare... ci mancano i metallici, sì. Tacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagni, per valloni, con le nevi e salioni, al concerto di tromboni, di bambini. Quindi puoi partire già col retributor, dai una bella scossa qua, scossone al retributor e via. Questo qui c'è una mescola un po' diversa degli altri, mi sembra, no? Questo cappello bianco, cioè, ci suggerisce che la mescola sia un po' diversa. Ho detti cannoni che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più vrai quei pennacchini, non più vrai quel cappello, non più vrai quella chioma, non più vrai quell'aria brillante. Non più vrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno gerato, delle belle turbando a riposo, ma ci sei tu a tucino d'amor. Delle belle turbando a riposo, ma ci sei tu a tucino. Ok, quindi abbiamo fatto tutte le basi sulla miniatura del buon Colombino. Dopo lunghe e estenuanti prove a mettere a fuoco questa miniatura, siamo riusciti a farle, a fare tutte le basi. No, è venuto bene, Colombino, dai. È tamarro al punto giusto. Quindi, Aelian, il... come si dice? Black Ark Fleetmaster. Proprietario della compagnia di crociere. Come si chiama questa compagnia di crociere? Colombino Spa. Bene, ora siamo arrivati al punto in cui dobbiamo fare... che cosa, Colombino? Abbiamo fatto tutte le basi. E dobbiamo fare le lavature. Che... sono un'ottima cosa, ci danno una mano per a rimediare ad alcuni errorini che ho fatto, agli errori che ho fatto, in un certo modo. E poi ci danno tutta la sfumatura, una sfumatura iniziale per il nostro colore, giusto? Che è molto figa di solito. Poi va ripreso, lumeggiature, però... lavatura è sempre una buona cosa e va fatta quasi sempre, direi, no? Sul colore base. Ok, quindi andremo. Iniziamo a fare prima di tutto la lavatura sull'interno del mantello. Sull'interno del mantello, che è stato il nostro primo target, la cosa su cui ci siamo accaniti prima. Accaniti. Ci siamo accaniti su questo succulento, non lo so, mi piaceva. Vabbè, lasciamo perdere.
Quindi facciamo la lavatura di ci accanniamo ancora. Crimson. Le vogliamo uno un po' rossastro, giusto? Così verrà un effetto tipo Carabor Crimson. Pelle un po' malaticcia. Carabor Crimson. Esatto, questo qui. Carabor Crimson. Oh, d'amore. Che rovino alla vittoria. Alla gloria militare. Che rovino alla vittoria. Esatto, adesso vai, pulisci il pennello e passiamo alla prossima lavatura. La prossima lavatura da fare è di nero sull'armatura. Alla gloria militare. Alla gloria militare. Alla gloria militare. Allora, adesso abbiamo da fare questo qua sulla faccia. Quindi facciamo lui sulla faccia. Questo è importante. Faccia e faccia. Non più trai farfalloni amoroso. Fatto ciò, adesso con molta cura andiamo a fare la lavatura di verde su tutta la parte del mantello. Ok, anche questo è cosa importante perché insomma ci dà tutto lo spessore delle scaglie. Giorno di torno girano delle belle tornando al riposo, ma ci sento un cibo d'amore. Abbiamo finito di dare le basi e fare le con prime lavature con estrema fatica e pianto e sofferenza eccetera, però ce l'abbiamo fatta, sembrerebbe. Ah, l'altra cosa orribile è stata incollare il modello alla basetta, cosa estremamente sconsigliabile perché non ci arrivo. In alcuni punti proprio non si riesce ad arrivare col pennello. Ma come fai a tenere la miniatura se non è la basetta? Ci vorrebbe tipo di solito ho visto alcuni che prendono un pezzettino tipo di tipo un tubicino, sì, e quello è appiccicato non lo so a uno dei piedi del modello così, e poi lo tengono da più in giù così puoi e funziona a... in teoria sì. Ok, va bene, si può fare così, no? Sì, penso di sì. Quindi comunque cioè, dipende anche da come è fatto il modello. Diciamo, qual è stata la cosa più difficile che hai fatto oggi? Mettere il colore nei punti in cui non riuscivo ad arrivare. Quindi dipingere in generale. Sì. Però diciamo che il mantello verde, ci metto il verde, sti pazzi. Ok, ok. Invece i pezzi incuneati quelli sono un po' più incredinati. Vabbè, quindi diciamo, per concludere questo episodio, salutiamo i nostri due iscritti. Niente, saluta i tuoi fan Colombino e ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima puntata, quindi. Cioè, ho deciso tantissime cose di questo pupazzo che si chiama Alien e che non va più in giro a razziare con le sue arche nere, ma ha una compagnia di crociere per i nobili elfi. Non ci sono i nobili elfi. Come non ci sono i nobili? Sono tutti scomparsi. Ci sono solo loro, quelli che guidano le arche. No, cioè, quindi praticamente lui gestisce una compagnia di crociere. Di crociere. Per gli umani che vivono a posto di. Dove? Non so come si chiama. Anvilgard. Anvilgard. E cosa sono? E com'è Anvilgard? Che città è? È una città sul regno del Marash. Sì. Quale? Quale? Su che regno è Anvilgard? Continua. Anvil vuol dire tipo incudine. Sì. Quindi sarà sul regno del metallo. Ma si chiama Anvilgard perché è sul regno del metallo o perché l'hanno fondato gli Anvils of Eldenhammer, una tipologia di Stonecast? Secondo me l'hanno fondato gli Anvils of Eldenhammer, una tipologia di Stonecast. Ah, ok.